posso passare. Oddio mio, mannaggia! Ah, there's nowhere to go, mine now. Ah, quindi lui ci voleva provare con Tasi. Ah, gli ha dato fastidio che fosse fidanzato. Sei sicuro, sei sicuro. Ok. Ho dei fiammiferi, perfetto. Questo armadio si può aprire? Non c'è niente, penso ci fosse qualcosa invece. Olio. Oh, c'è dell'olio qua. Alla grande. Qui? C'è qualcosa? Cos'è sta roba? Una pietra. Qui? Questo è un documentario, vediamo che cosa ci dice questo. Non ricevevamo notizie. I tentativi di aprire il portale liberano ondate di energia fuori controllo. E l'ombra si desta e si ammassa. Le fratture danzano ai confini dei luoghi labili, aprendosi da qui a lì. È successo qualcosa di terribile. Sono stato abbandonato. I livelli energetici devono calare col passare del tempo, ma quanto ne occorrerà? Cos'è accaduto dall'altro lato? Perché non mi rispondono? Non so cosa è accaduto dall'altro lato. Non lo sai tu, non lo so di certo io. Lì c'è qualcosa che si muove? Ah no, si sta chiudendo! Ah! Quindi è una via senza ritorno, ho capito. Se entro qui non si torna più... Ah no, non ci si che si torna più indietro. C'è un'altra rotella da girare. Spero solo che... non dovrò tornare... Oddio mio. Spero solo di non dover tornare... No, si è spenta. Meglio. Spero solo di non dover tornare indietro. A quanto pare avvicinarmi a quei buchi le mette paura nonostante ci sia luce. Oppure guardarci attraverso. Oddio, ciao bello. Cos'è questo sguardo perplesso? Ok, sento delle mosche, che vuol dire che ci sono dei cadaveri nei paraggi. Cos'è sta roba? Ah, ok. Forse ho capito, forse devo spingere questo. Forse devo spingere questo coso per sfondare quella specie di barricata. Qualsiasi cosa sia. No, non si sposta. Oddio mio. Pensavo di sì, invece no. Invece no. Questo non si muove. Però mi verrebbe da pensare di sì. Invece no. Ah, ok, sì. Oh, tutto sangue questo. Leon, Leon, spero che tu non mi seguirai in questa pozza di... schifo. Oddio mio. Mi sa che sì, mi sa che è così che raccoglievano le fiale di energia, come immaginavo. Dai corpi delle persone. Oh, ci devo nuotare dentro, mi sa. Oh sì che ci devo nuotare dentro. Che schifo. Che schifo. Oh, che schifo. Ok, stavo solo guardando se c'è qualcosa. Ah sì, posso salire qua. Pazienza. Di là che cosa c'è? Di qua mi sa che ci... Ah no. Oh cavolo. Caspiterina. Ci devo andare di qua? O no? Direi di sì, però non sono completamente sicuro. Fiammiferi. Sono pieno. Di qua invece? Questa si apre? No. Questa si apre? Tanto meno. Di qua non si può più salire. C'è troppo silenzio, non c'è neanche la musichetta, il che non mi convince affatto. È stata giusta? Sembrerebbe sì, una sala generatore, quindi penso di trovare dell'energia qui. Che sta succedendo? Perché la mia vista si sta offuscando? Che sta succedendo? Cosa sto guardando? Di proibito? Oh, devo arrivare lì, forse lì c'è qualcosa. Questo è il macchinario che vedevo dall'alto. Ah, ok, io ero lì. Ah, cosa diavolo è? Mi sta facendo sentire male ai denti. Richard, Alex, Alex, ti prego, salvami. Dove sei? Non riesco a trovarti. Oddio mio. Oddio mio, no. Ok, c'è anche Richard allora. No, non dirmi che Richard è un mostro. È un ghoul che sta fingendo. Oh! No, 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 no. Che succede? Ah, oddio mio. Chi è che lo sta uccidendo? È un ghoul.
Madre, ti prego, madre, portami a casa. Vabbè, con un po' di... Immaginate che io l'abbia detto con tono dolorante. Madonna. Mi hanno costretto, mi hanno fatto dire tutto, di tutto. Mi dispiace, Alex. Devo andare a liberarlo? Oh, Gesù. Rimetti a noi i nostri debiti, rimetti a noi i nostri debiti. Ok, sta pregando. Oh, Gesù. Non c'è dell'olio qui? No, non c'è niente. Oh, caspita. Quindi questa è una safe zone? Ok, ci sono. Questa è una safe zone. Allora posso accendere il fuoco. La luce, il fuoco, abbiamo capito. Abbiamo capito, dai. Quindi adesso lo posso liberare e poi dovrò scappare. Però anche se credo che verrò aggredito da... Oh, Gesù. Please, Alex. Prego, Alex, vieni a salvarmi. Save Ho bisogno di te. Oh, Gesù. Sono Tasi. Mi sa che devo girare questa cosa. Lui mi sentirà, ok. Sono qui, Richard, fai silenzio. Ah no, lo devo chiudere, se no lo ucciderà. Ok, ho capito. Lo rinchiudo qua dentro. Ciao, bello! Oh! Sei rimasto intrappolato, piccolo! Sei rimasto intrappolato, poverino! Poverino, è rimasto intrappolato. Utilizziamo l'olio. Dove sto andando? Ti prego, tirami fuori. Oh no, è entrato nel buco! Quindi ho una via di fuga, ce l'aveva lo stronzo. Vai, vai, liberiamo questo ragazzo. Mi sa che se l'avessi liberato l'avrebbero ucciso. O forse avrebbe ucciso anche me. Dai, più veloce! Ma che razza di trappola è questa? Dai! Quanti giri devo fare? E la Madonna, qui sto facendo... Ok, abbiamo liberato Richard. Oh no, l'altra mano è intrappolata. Ci prenderanno. A meno che... A meno che cosa? Oh no, che... Anche lui... No, si sta trasformando in quei mostri. Mi dispiace. Oh Gesù. Lasciatemi andare. Prendete lei, lasciatemi andare. Oddio. No. Hai capito? Quando diceva non so... No. Non lo uccidere. Non lo uccidere. O l'hai già ucciso? Eh sì, mi sa che l'ha già ucciso. Quando diceva... Non soccombere alla rabbia o alla paura. È perché... Ah no! Sono io che mi devo dimenare! Devo correre di là! Ah! Corri! Corri, 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 corri! Ho capito. Quando diceva non soccombere alla rabbia o alla paura, è perché... Ci trasforma, come dicevo. Quando la vista diventa completamente oscurata, ci trasformiamo in uno di quei mostri. Un lupo mannaro, comunque un ghoul, qualcosa, ci trasformiamo. Perdiamo il controllo e pian piano, uno per uno, abbiamo ucciso tutti. Per questo il dottore non era felice di sentirci, perché lui l'ha visto dal vivo, quello che abbiamo fatto. Abbiamo ucciso Richard, mi sa. E Richard? Eh sì, l'abbiamo ucciso. Non sono riuscito a fermarlo. Non sono riuscito a fermarmi. Quindi lei sa cosa sta facendo. Quindi lei sa che cosa sta facendo. Che cosa le sta succedendo, lo sa benissimo. Dio mio, una brutta storia. Oh, energia! È pieno di vita adesso. La vita di Richard. Eh sì. Come immaginavo, la raccolgono dagli esseri umani l'energia. Dimmi, bimbo. Che devi partorire già. Dio. Quel macchinario. Ti ha fatta male? Spero proprio di no. Ti ha fatto male? Merde. Merde. Qui non c'è niente qua dentro? No. Non so cosa sta accadendo a me. Proprio come a Leon. Più o meno. Perché Leon, a quanto pare, è più un prototipo fallito rispetto a noi che siamo... Noi siamo un po' più, diciamo, più sviluppati rispetto a Leon. Leon, ha perso completamente il controllo. È diventato uno zombie. Non nascerai nell'oscurità, te lo prometto. Oddio. Devo tornare da Leon? Oh sì, mi sa proprio che devo tornare da Leon. Qua si è aperto. Merde.
Oh merda. Queste sono trappole, mi sa. Se mi avvicino faccio una brutta fine. Oh Gesù. Devo tornare sull'acqua? Perché fa così? È vivo o è morto qualcosa? Io non mi fido di questa cosa. È una statua oppure un mostro? Questa non si gira, questa invece la posso tirare giù. Io non mi fido di questo coso. Ok, devo aver cambiato qualcosa e mi sa che ci devo tornare qua. Oh sì. Dove devo andare? Questo è un mattatoio. Oddio mio. Che non si sposta, sono immobili. Ah, ok, adesso devo lanciarlo contro il tritacarne. Ok, adesso si è bloccato tutto. Posso passare? Posso passare? Oddio mio, mannaggia! Oh, there's nowhere to go. Mine now. Non puoi andare da nessuna parte, sei mia ora. Non puoi scappare da nessuna parte. Oddio, gli si è staccato un braccio. Che cavolo. È ancora vivo il suo braccio. Stupida ragazzina, sei morta. No, sono caduto giù. Oh cavolo, mi sa che sono finito. No. Invece sì. Adesso è senza un braccio. Poi sappiamo che non riesce neanche a difendersi. Cioè, se tiriamo abbastanza, forse gli stacchiamo anche la testa. Io avendo delle informazioni del genere lo rovinerei. Ti prego, non sono chi. Non lasciarmi. Invece ti lascio, cioè, che cavolo vuoi? Non siamo mai stati insieme prima di tutto. E tutto quello che stai facendo stai cercando di farmi fuori. Leon pensa che dovremmo lasciarti qui. Leon ha ragione. Vi sto solo rallentando. Cosa ho detto a proposito delle stronzate da martire? Non gli daremo questa soddisfazione. Hai capito? Hank! Ho capito. Dio mio. Quindi Leon voleva abbandonare Hank solo perché era ferito. Effettivamente non sappiamo che fine abbia fatto Hank. Non ancora, però presumo che sia morto. Sono abbastanza sicuro che sia morto. Bimbo! Lo so piccolina. Va tutto bene. Non ci disturberà. No, no. Non ora? Ne sei sicurissima? Io non ne sono sicuro. Anzi, io sono piuttosto convinto che ci disturberà, e come. Non pensarci, non ci pensarci. Ce lo siamo lasciati alle spalle, non ha importanza. Non ce lo siamo lasciati alle spalle, secondo me ci sta ancora seguendo. Oddio. Non riesco a capire se sono sbranati o decomposti. Un ascensore? Ah no, è una scala. Non me lo credo. Voglio vedere questa porta. Si apre? Ok, allora saliamo su. Mi sa che mi prenderà per una gamba mentre sto salendo le scale. No, ne sono sicuro. Un altro piccolo sforzo. No, non mi sta seguendo. Ok, a posto. Immaginavo che mi avrebbe preso per una gamba mentre salivo le scale. Invece è andato bene. Non dirmi che cadrò. Non dirmi che cadrò non appena arriverò su. Non ci sarà un jumpscare di lui che mi aspetta. Non è stato facile. Ah, immagino. Altri fiammiferi. Ma sono pieno. Olio no. Quando mai? Ok. Allora qui mi prenderà per una gamba mentre sto salendo. No. Allora mi aspetterà su. Dai, è troppo da jumpscare questa cosa. No? Strano. Molto strano. Molto strano. Molto strano. Ah, sono tornato lì dove era bloccato tutto. Ok, ci sono. Capito dove sono. Meno male, non mi sono dovuto rifare tutto. Oh, no, no, no. Se vi ricordate, riuscivamo a sentire Leon anche di qua. Io mi chiudo qui. Riuscivamo a sentire Leon anche qua, se vi ricordate. Oh, dimmi piccolo. Piccola. Lui ormai è lontano, non è lontano. Perché prima l'abbiamo sentito qui, se vi ricordate. Quando abbiamo spaccato quell'asse, quindi adesso sono sicuro che uscirà da un buco. Io corro alla porta. Corro dannatamente la porta. Via, 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 via. Corri, 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 corri.
Niente? Niente? Mi fai sembrare un cretino così. Niente mostri. Boh, adesso ho due vite. Una ne ho in realtà. Io sotto non ci scendo, col cavolo. Mannaggia, mi ha spaventato la panchina. Oh, fammi prendere l'altra vita, che era la porta. Ho sentito grattare. Ok, niente. Strano. Mi sarei aspettato troppo l'incontro con Leon. Visto che l'avevo sentito prima. Uno, amore mio. One, my dearest. Ah, ma è una malattia proprio degenerativa del cervello. Hai capito. Quindi lei più cresceva, più problemi aveva a parlare. Magari anche difficoltà motorie, poi gli si è fermato il respiro. Ora è tutto chiaro.